Avete conquistato il mondo con Pallavicini, Sì, perché veramente. attraverso poi la Francia siamo andati poi in Germania, siamo andati da Peter Alexander, che era il più grande In cantante Germania, certo. tedesco, poi di lì siamo andati in Spagna, quindi anche lì hanno fatto delle traduzioni, eccetera. E poi arriviamo in Italia e dico io, il mio mito era Celentano, quindi dico io vorrei conoscere Celentano. Allora ha preso, mi ha portato ad Asiago, perché Celentano ha una villa ad Asiago. Sono andato ad Asiago e lui, io ero molto emozionato, e lui mi dice, va bene, poi ok, fate le canzoni, poi le sentiamo, eccetera. A un certo punto, dalla scala sopra viene giù sua figlia con una sua amica, e sua figlia era tutta truccata, vestita da donna, aveva 14 anni, 15 anni. E arriva, papi, io, ma no, dove vai tu? Così vestita non vai da nessuna parte, vai su e ti spogli e ti levi quel trucco, capito? No, papi, così, e si mette a ridere, eccetera. Questa poi se ne va, lui mi guarda e mi dice, ma hai visto mia figlia vestita così? Ma ti sembra una ragazzina di 14 anni? Dico, no, e ne ha 14, ha detto. Mamma mia, come passa il tempo. Io vado a casa e gli dico queste cose a Popi Minellono. Popi Minellono le fa, intanto il tempo se ne va. E Grande non sei più la mia successo. bambina, capito? Certo. Nascono così a volte le canzoni, capito? La canzone non nasce a tavolino. Chi la fa a tavolino è perché potrà anche far successo, ma dentro c'è poca anima. Invece le canzoni vengono da una. Tu mi racconti una storia, no? Me la racconti? Questa storia me la faccio mia, sono una spugna, te la rubo, te la metto dentro. Poi vado al pianoforte o alla chitarra e mi viene fuori la tua storia. Intanto il tempo se ne va e non ti senti più bambina. Si cresce in fretta la tua età. Io non ne sono accorto prima. Intanto il tempo se ne va, fra gioie e le preoccupazioni, le calzarette han preso già il posto dei tuoi calzettoni.